46enne di Domodossola Bgile iniziali, l'uomo denunciato dai carabinieri del nucleo investigativo del Comando Provinciale di Verbagna in collaborazione con quelli della stazione del Nucleo Operativo Radiomobile di Domodossola per il furto di alcune biciclette elettriche nella notte tra il 16 e il 17 marzo dal negozio Ciclomania Barale a Domodossola. Subito dopo la denuncia da parte del proprietario erano partite le indagini. L'uomo aveva agito con il volto parzialmente coperto da una felpa scura con cappuccio. Così appariva in alcune Immagini delle telecamere di videosorveglianza comunali fornite dalla polizia locale. Aveva fatto diversi passaggi sulla strada a pochi metri dal negozio, arrivava a piedi e ogni volta si allontanava in sella una bici diversa. I carabinieri, analizzando anche gli intervalli di tempo tra un viaggio e l'altro, hanno capito che si trattava sicuramente di una persona del posto abitante in un raggio di non più di 1-2 chilometri dal negozio. È iniziato così uno streaming dei sospettati, uno in particolare ha attirato attenzione dei carabinieri poiché residente poco distante dal negozio gravato da altri precedenti per furto. Corrispondevano anche l'età e le caratteristiche fisiche immortalate dalle telecamere. Pochi giorni dopo il furto, inoltre, il sospettato era stato visto per le vie di domodossola a bordo di una costosa bici elettrica. I carabinieri, quindi, dopo alcuni servizi anche notturni, di appostamento nei pressi della sua abitazione e raccolti ulteriori elementi, ieri mattina hanno controllato la sua cantina che si trova in un immobile comunale. Attraverso uno spioncino, hanno avuto conferma dei sospetti. L'uomo è stato rintracciato, sono state effettuate perquisizioni. Sia della cantina che della sua abitazione. Trovate quattro bici elettriche di varie marche, e sette caricabatterie, il tutto per un valore complessivo di decine di migliaia di euro. Sono stati inoltre sequestrati gli abiti utilizzati la notte del furto ripresi dalle telecamere, in particolare la felpa con cappuccio che aveva una vistosa scritta nella parte anteriore. L'uomo è stato denunciato per furto aggravato, la refurtiva ritrovata, restituita al legittimo proprietario. È anche emerso che il denunciato, qualche giorno prima del furto avrebbe fatto anche un sopralluogo del negozio in orario di apertura, chiedendo agli addetti alle vendite informazioni sulle biciclette esposte, probabilmente per scegliere quelle ritenute di maggiore interesse e familiarizzare con i locali.